Possiamo mandare in onda questo filmato che parla di ma un'altra protesta? Ma te lo chiedi protesta? Tu, Giovanni, così, guarda, ecco. Non si può che non benissimo. Mandare in onda. Allora, fantastico. Cambiamo pagina in questo ecco. studio. Parliamo di lavoro e parliamo di tasse, perché sono un tasto dolentissimo. Ecco. Allora, tutti sanno, tutti forse si ricordano, che Arzignano è finita sulle prime pagine della cronaca per lo grande scandalo dell'evasione fiscale che c'era nelle imprese, nelle concerie della zona. Allora, c'è stata però una iniziativa che è stata bloccata, questo è il Corriere della Sera, veto della questura, il monumento dell'evasore vessato diventa una croce. Ci riferiamo alla statua che il gruppo indipendentista Veneto Stato voleva collocare di fronte al Duomo nella piazza. Era un imprenditore incatenato dal peso delle tasse. La questura ha detto no, vediamo perché, e ringraziamo soprattutto Giuseppe Gioia, che è il caporedattore della sede RAI di Venezia, che ha permesso questo servizio. E poi sentiamo Pizzati. L'Italia è finita, si è già fallita economicamente, si è fallita ideologicamente, fallita a livello di libertà democratiche. Veneto Stato c'è qua a testimoniare invece la propria totale, il proprio totale appoggio al sistema produttivo del Veneto, che ha mantenuto in piedi questo Stato, questa baracca, che ormai è una groviera fallita. Come la Scozia! Siamo come la Scozia! Perché l'imprenditore c'è il primo precario del sistema produttivo e vive mese per mese. Veneto, Stato indipendente! Il simbolo dell'imprenditore veneto! Trafitto! Volete voi affondare con l'Italia? E allora insistiamo, questo è solo l'inizio di un percorso di indipendenza nella legalità, nella democrazia, col consenso della gente. Mandiamo a casa anche gli ultimi cialtroni, non possiamo fallire anche noi per solidarietà. Insomma, mandiamo a casa i cialtroni, abbiamo sentito in questa manifestazione. Quindi abbiamo molto visto cartelli, siamo molto vicini a quel che ci stavamo dicendo assolutamente, finora. Cioè qui il tema è sempre quello, come uscire da questa situazione di crisi. E qui c'è una risposta, diciamo, in qualche modo c'è una risposta, cioè separarsi addirittura dall'Italia. Allora, Ludovico Pizzati è segretario di Veneto Stato, quindi da quello che abbiamo capito, non vogliamo semplificare né banalizzare, mi scuso se saremo un po' brutali, ma siete decisi a staccarvi pacificamente dall'Italia per creare uno Stato indipendente? In questa situazione avete anche questo ardire? Sì, è un percorso democratico senz'altro, però che non passa per il Parlamento italiano. Per fare un esempio a livello internazionale, quello più recente, quello del sud del Sudan, dove solo i cittadini del sud del Sudan hanno deciso di creare uno Stato indipendente. In Europa il caso più recente è stato quello del Montenegro, che è diventato indipendente dalla Serbia nel 2006, sempre tramite un referendum con monitoraggio internazionale. E il prossimo, con tutta probabilità, sarà la Scozia, che ha in programma di fare un referendum nel 2015 per diventare uno Stato indipendente dalla Gran Bretagna. Questo, appunto, ci tengo a sottolineare, sono dei percorsi pacifici e democratici che si rifanno al diritto internazionale e che hanno bisogno di una maggioranza di consensi, non a livello, nel nostro caso, italiano, ma una maggioranza veneta. Non possiamo fallire anche noi per solidarietà, queste le cose che avete detto. Nel caso della manifestazione ad Arzignano era un monumento all'imprenditore, non all'evasore. Il primo precario, lei diceva, l'abbiamo ascoltata dire. Sì, a un intero settore produttivo che al momento è in crisi, che era stato ingiustamente denigrato dalla stampa italiana come la capitale dell'evasione fiscale. Noi siamo andati a vedere anche i dati stessi dell'Agenzia delle Entrate e appunto si vedeva che il più basso tasso di evasione in Italia era proprio lì in Veneto, quindi non ci andava non solo di pagare più tasse di tutti, ma anche di venire chiamati evasori, e addirittura che il Veneto si è arricchito perché evade le tasse, mentre sempre i dati dell'Agenzia delle Entrate dicono che la percentuale di evasione è la stessa che in Svezia.
Quindi non era un'apologia all'evasione, è giusto che ci siano controlli, è giusto che se c'è qualcuno che sbaglia anche in Veneto che paghi la multa, però l'iniziativa, il monumento non voleva accettare di essere descritti come degli evasori. Senta, quando non è sicuramente il caso. Senta Pizzati, ma la Lega e il federalismo fiscale non sono già una risposta, diciamo, sufficiente a quello che chiedete voi? Sarebbe bellissimo avere un federalismo tipo svizzero, però il primo non è quello che propone la Lega, è più un federalismo di stile sovietico, e secondo c'è l'impossibilità del percorso politico che cerca di fare la Lega, che è da 30 anni che promette autonomie, federalismi, devolutions con varie aggettivazioni, però non conclude assolutamente nulla, perché tramite il Parlamento italiano, cioè quindi cercando di riformare lo Stato italiano, hai bisogno di una maggioranza, se non addirittura due terzi del Parlamento italiano, e noi vediamo un percorso impraticabile e impossibile. Mentre grazie a delle Nazioni Unite e a diritto internazionale sottoscritto anche dallo Stato italiano, il popolo veneto, con una maggioranza di consensi solo a livello veneto, può fare questo percorso di diventare indipendente per un diritto precostituzionale. Volevo leggere un titolo insieme a voi e poi chiedere a Pizzati se è d'accordo dunque con questa posizione. Repubblica, il 10 settembre, basta aiuti all'Italia, crisi BCE, dunque... condivide questa posizione, che poi è quella di Stark, Jürgen Stark, che per protesta, perché non per contro questi aiuti, si è dimesso dal suo incarico nella BCE. Cioè, la condivide? Banca Centrale Europea, come autorità monetaria, può fare degli aiuti con un impatto temporaneo, quindi l'ha già fatto in agosto, intervenendo sui mercati secondari delle obbligazioni, e ha avuto un calo temporaneo dello spread. Però la Banca Centrale Europea non può avere un effetto permanente. Quello ci vuole la politica fiscale, che in questi mesi l'attuale governo non è stato in grado di fare. Se lei fosse la BCE, ci aiuterebbe, ci darebbe gli aiuti? Avrei fatto così in agosto, perché avrei fatto quel quantitative easing che hanno fatto, però è una cosa che non ha senso fare di continuo, perché creerebbe solamente inflazione tutto il sistema europeo. Ma quindi scusi, Pizzati, noi qui ci stiamo avvitando sul problema del pareggio di bilancio, alcuni lo vogliono addirittura inserire in Costituzione, ma quindi secondo lei il problema non è quello lì, cioè il problema europeo fondamentale, il problema chiave è quello del bilancio? È secondario, come è già stato detto in trasmissione. Secondario? Il problema vero del sistema Italia è la crescita. Chi l'ha cioè, detto negli qua? Negli ultimi 10-15 anni... Il Fondo Monetario dice che la crisi l'Italia del 29, se Roosevelt aveva nella Costituzione americana il pareggio di bilancio, il New Deal non sarebbe mai esistito, non staremmo a parlare di riforme economiche, di rilancio dell'economia. Abbiamo un economista che primario, dice, è messa bene, non è un problema, il problema dell'Italia è che non ha la crescita per sostenere la crescita del debito. Quindi accanirsi sul pareggio di bilancio, sacrificare la crescita, che vuol dire lavoro, meno disoccupazione, eccetera, eccetera, sacrificare la crescita nell'altare del pareggio di bilancio è sbagliato, perché è una politica miope che guarda solo al breve termine e non ti assicura un pareggio di bilancio o una crescita virtuosa nel medio e lungo termine. È semplice. La priorità deve essere la crescita. E per avere crescita ci deve essere una diminuzione della pressione fiscale, che non a caso in Italia è la più alta al mondo. Io sono d'accordo su tutto, l'ha detto benissimo. L'unica cosa che non capisco è come Stato. Fa è come fa favorire la crescita assecondando l'egoismo del Veneto. Allo stesso modo in cui non capisco come la Germania
come la Germania, dopo aver fatto l'unificazione, pensi di risolvere il problema dell'Europa? Pensi di risolvere il problema dell'Europa attraverso il rattrappimento baltico, cioè richiudendo l'Europa così. L'Italia prima e l'Europa dopo sono state probabilmente le due grandi idee che nel corso degli ultimi due secoli ci hanno permesso di vivere sempre meglio. Mettere a repentaglio l'Europa, mettere a repentaglio l'Italia è una cosa sbagliatissima, perché non crea crescita e a quel punto fallirete, ma per egoismo. Sentiamo e non per solidarietà. Allora, intanto io ci tengo al benessere di tutti i cittadini della penisola italica, quindi non è una questione di egoismo che se quello che avvantaggia il Veneto svantaggia la Sicilia. Possiamo anche vedere un esempio che è già accaduto in Europa 18 anni fa, nel 1993 la Cecoslovacchia in maniera pacifica si è divisa, è diventata la Repubblica Ceca e la Slovacchia. Da quegli anni, negli ultimi 20 anni, la Slovacchia, che era la parte più povera della Cecoslovacchia, è cresciuta molto di più della Repubblica Ceca. Quindi non è assolutamente vero che tornando a un equilibrio politico... Ma lei cosa vuole politico... tornare però, Pizzati, alla Serenissima di Venezia però? Perché cioè un conto è la Cecoslovacchia, che voglio dire avevano storicamente... una divisione insomma, è un po' imparagonabile. Ma guardate il Rinascimento, c'è anche l'Italia, una storia torniamo al periodo che comunque commerciavano e facevano un'unità culturale. Insomma, io Marcon, che dal cognome si evince che possa avere a che fare qualcosa col Veneto. Posso interrompere con il nostro ospite? No, tanto bisogna fare anche gli esempi negativi, non solo quelli positivi. La storia dell'ex Jugoslavia testimonia che le secessioni producono spesso anche dei drammi enormi, morti e situazioni che sono ancora molto molto pesanti, molto serie. Tra l'altro quegli stessi paesi sono costretti poi a rimettersi insieme dal punto di vista delle relazioni economiche e delle relazioni istituzionali, a trovare nell'Unione Europea una loro collocazione. Quindi da un punto di vista strettamente economico non sopravvaluterei, diciamo, la scelta che voi propugnate, perché rischia invece di produrre più povertà per il Veneto. E poi vorrei dire un'altra cosa, lei faceva riferimento... Molto concreto. No, aspetti che conclude. Lei faceva riferimento alla Lega. Aspetti che conclude, Pizza. Non so quali sono i vostri rapporti con la Lega, magari ce lo spiegherà. Però guardi che la Lega in questi anni a parole ha propugnato il federalismo, è stata anche protagonista di alcune scelte fondamentali, diciamo, che possono essere criticate o apprezzate a seconda dei punti di vista, ma nel concreto la Lega in questi anni, soprattutto con le ultime manovre, ha massacrato gli enti locali dal punto di vista della spesa, ha massacrato le regioni, ha massacrato la spesa e gli interventi che queste regioni possono fare, le regioni, gli enti locali possono fare per i loro cittadini. Quindi scelte centralistiche, diciamo, ricoperte da un alone, diciamo, di federalismo e di più importanza. Quindi vedo che è d'accordo con me, quindi si vede che i vostri rapporti non sono così buoni, diciamo. A parte la prima parte, perché volevo farvi un esempio, dato che qua il Veneto è anche vicino, dopo il Friuli confina con la Slovenia, ci sono addirittura delle corriere di risparmiatori veneti che una volta ogni 2 settimane vanno in Slovenia, che è parte dell'Unione Europea, quindi c'è libero scambio di capitali, e vanno per aprire conti in banca in Slovenia, che è un paese che fino a 20 anni fa era un paese comunista, dove erano i sloveni che cercavano di venire in Veneto. Adesso, almeno dal punto di vista delle imprese, oppure anche solo del piccolo risparmiatore, c'è l'effetto contrario, che vanno là perché c'è una situazione rassicuranze anche dal punto Pizzati, di vista. Scusi, Pizzati, vede che lei torna al tema della credibilità politica di questo paese. Se gli investitori vanno via, se chi ha i soldi per investirli qui li porta all'estero, il problema non è il problema è chi è la classe dirigente del nostro paese, chi la governa, chi dal punto di vista economico, chi investe in Italia? I decisori. Perché tanto gli spread dipende anche dalla credibilità, non solo degli investitori stranieri, ma anche degli stessi risparmiatori italiani o veneti, che decidono di portare via le loro risorse, i loro risparmi dall'Italia. C'era una statistica molto interessante da abbinare da quello che avete fatto vedere in studio, cioè che voi in studio avete fatto vedere che lo stipendio medio in Italia è molto mediocre rispetto agli altri paesi europei. Sì. C'è un'altra statistica che è apparsa su La Voce, che è un blog di economisti della Bocconi, che metteva in paragone tra
agli stipendi dei parlamentari italiani e quelli dei loro colleghi europei. Bene, mentre la media del parlamentare in Europa è di 50.000 euro all'anno, in Italia, secondo questa statistica, era tre volte tanto, 150.000. Quindi anche quelli sono segnali che uno dice, cioè, ma forse in Slovenia, in Austria, dove ci sono dei parlamentari che si fanno pagare 50-65.000 euro all'anno, sono dei allora, paesi seri rispetto a un paese che preferisce aumentare l'1% un'altra voce di IVA invece di risparmiare anche in questi costi della politica. Allora,